ritorna a Nocera Inferiore la Confcommercio. Per lunedì mattina infatti è stata convocata l'assemblea elettiva per l'ufficializzazione della nuova classe dirigente che si candida a guidare per i prossimi 5 anni l'organismo di categoria. Una verve nuova ed un entusiasmo rinnovato di un gruppo di imprenditori cittadini che hanno deciso di investire sul rilancio economico-commerciale della città e di ritagliarsi un ruolo nella programmazione del settore. Una sola lista presentatasi entro il termine di scadenza del 4 marzo scorso. A guidarla l'imprenditore nocerino Alfonso Cantarella, attuale presidente della Fondazione Caresal Salerno. Ambizioni e obiettivi, come ha rimarcato il direttore generale Confcommercio Salerno, Mariano Lazzarini. Noi ci auguriamo di riportarla ai fasti degli anni 80-90, quando Nocera Inferiore, l'agro in generale, rappresentava la più potente organizzazione datoriale nel mondo Confcommercio. Alfonso Cantarella, con un gruppo di 12 imprenditori, si è candidato alla presidenza di questa associazione. Noi siamo felicissimi perché centinaia di imprenditori hanno seguito l'invito a ricostituire questa grande associazione e abbiamo grandi progetti per il futuro. Ho avuto modo di parlare con il candidato presidente, numerosi temi già sul tavolo del primo consiglio direttivo, la ZTL, la tariffa sui rifiuti, il recupero del rapporto con la pubblica amministrazione, ma soprattutto una grande voglia di fare. La Confcommercio a Nocera Inferiore, attraverso questa lista, attraverso l'impegno di Cantarella e dei suoi consiglieri, chiede nuovamente di tornare protagonista del dibattito sociale e politico di questa città. Noi siamo convinti che le persone che si sono impegnate, gli imprenditori che hanno dato appoggio a questa lista, e sono centinaia, daranno a questo gruppo di dirigenti sindacali la forza di rappresentarli. È una grande sfida, è una sfida importante, ma nella quale crediamo tutti fermamente. La Confcommercio è un'occasione di attività, eroghiamo servizi per far lavorare meglio gli imprenditori a costi più agevolati, ma come dicevo prima è anche una grande opportunità per diventare soggetto politico associativo di questo territorio. Io invito tutti i commercianti del comune di Nocera Inferiore, le imprese del turismo, dei servizi, dei comuni vicinori a venire lunedì alle 11 all'aula consiliare del comune di Nocera Inferiore ad alzare questo calice, questo brindisi per un nuovo percorso che dovrà essere sostenuto con forza e vigoria da tutti.